Amici di DAZN, appassionati di rugby, settima giornata del Guinness Pro 14, Ospreys contro Benetton Treviso. Prima azione nei 22 di Treviso da parte degli Ospreys, che organizzano proprio una driving maul. Hanno avuto una meta tecnica contro i Leinster campioni e anche contro Munster. Difficile difendere il pack di Tom Booth. Arriva la prima meta dell'incontro, neanche al terzo minuto. Ospreys 5, Benetton 0. Ethan Phillips, seconda meta con la maglia degli Ospreys. Faiva la carica sottoposto. 2 metri da linea di meta, ancora Treviso che prova ad andare per linee centrali con Traore, ma per Brace ancora corto, ancora Treviso con un pick and go del suo pilone. Poi Faiva che prova a schiacciare sulla linea di meta, ma per Brace invece adesso arriva la meta di Treviso che accorcia le distanze 7-5 quando siamo al 12esimo. Faiva che su Adam Bird, molto più alto di lui, riesce a trovare quel mismatch per andare a marcare. Myler per il sorpasso e poi si andrà tutti negli spogliatoi. Calcio sembra ben portato, aspettiamo i guardalini, si alza le bandierine. Ospreys 10, Benetton 7, così si chiude il primo tempo a St. Helen di Swansea. Mefaiva, primo saltatore, corta e si prova ad andare, già prima aveva funzionato, si butta dentro anche Kitley. Benetton che prova ad andare fino in fondo e vanno, manca un metro, vanno, vediamo se schiacciano e schiacciano giù, vediamo se arriva il fischio di Brace. E Treviso che torna in partita, Ospreys 10, Treviso 12, doppietta per Ame Faiva. Kitley non sbaglia, Benetton 15, Ospreys 10. Palla subito veloce, stavolta invece il numero 12, Kieran Williams, che prova a far da cassaforte. Poi Faiva ancora una volta, recupera un pallone. In effetti è entrato di testa contro la spalla. Non è stata proprio una pulizia urbana quella di Evans, che è stato subito richiamato fuori. Yeah. Look, the problem is you've entered the rock and it's reckless with the head and you make contact with the head. I know, but no other option. Yeah, it's sì. With the head. Rosso per Gareth Evans. Yeah, so he needs to come back. Yeah. E quindi Olly Cracknell deve risedersi. Yeah. Gallo, attenzione alla pressione che libera però Faiva sull'out per Ratuva. A spazio con Protero, il calcetto di Ratuva, è solo Ratuva, deve tirarla a terra, la porta su, sembra schiacciarla, è corto, è ancora corto, Riera ancora lui sulla linea, è ancora corto. E poi arriva il fischio di Andrew Brace, terza meta del Benetton che va avanti 20-10. Alle manone di Faiva che allunga e schiaccia, la terza meta dell'incontro per lui. Situazione rotta, molto eccitante in questo momento con George North che prende palla per un pick and go per vie centrali. Ancora Ospreys, c'è un vantaggio, dice Brace. Fuori al largo, attenzione, la palla per Morgan, ancora dentro per Williams. Arriva la meta su gioco rotto di Sean Venter, il neo entrato ex Cheetahs. Yeah, that's the third window arms. Il placcaggio bellissimo da parte di Ioane, ma si torna sull'azione precedente. Secondo deliberato placcaggio senza palla. Ah, quindi ci sarà un cartellino giallo. La palla portata giù. Ospreys che adesso con la maul provano ad arrivare fino in fondo, vengono portati lateralmente da Treviso che sembra sorridere fino a questo momento, ma poi vanno fino in fondo, gli Ospreys vanno fino in fondo e arriva probabilmente la meta da parte di Brace. Myler. E si alza le bandierine, Ospreys che vanno avanti 24-22 per una rimonta che ha dell'incredibile. Use it!
Is that time, yeah? Terry? Yep. Invece è finita la partita e quindi gli Ospreys hanno la meglio sul Benetton proprio all'ultimo secondo per 24-22. Un po' una beffa per i trevigiani.